C'è 105 mi casa. Metti a palla 105, fai sentire che ci sei. Tu ci sei. C'è 105 mi casa. C'è Anastasio questa sera qui a 105 mi casa. E qua adesso la dobbiamo far fuori subito, te lo dico. Dai. O salta qualche testa, cioè non si capisce perché. Questa è la tua prima volta. Sì, è la prima volta che mi chiamate. Ma noi in giro ci siamo beccati 100 volte. Meglio tardi che mai. Cioè nessuno ti aveva mai chiamato? Non lo so, no, Max. Nadia, che momento brutto che stai per passare. Cioè tu veramente affermi nessuno da qua ti ha mai invitato? Mai stato invitato prima d'ora. No, questo è una vergogna. Cioè sono dovuto andare a Sanremo per essere veramente chiamato. Veramente, notato, notato. Nadia lì ha detto: chi è questo qua che canta? Anastasio. Allora lo chiamiamo. Io in mano il tuo disco che è uscito proprio in quei giorni, no? Credo. Sì, è uscito il venerdì di Sanremo. Atto zero. Cosa hai messo dentro questo album? Sono 11 tracce, tanta ciccia. Sono... ma mille stili diversi che stranamente poi organicamente creano un album molto coerente. E beh, è anche un po' il tuo stile. Sì, mi viene, anche mi viene di da Stubber, dire che ha dato un bel suono generale. Ma a un certo punto parlavo con Slight, se non erro. Sì, Slight è stato direttore artistico e mi dice: sto lavorando con Anastasio. Infatti ti volevo chiedere cosa ha fatto lui. Ha curato la direzione del tutto. Sì, sì. Ok, ok. Senti, com'è andato? Ormai sono passati una ventina di giorni da Sanremo. Qualche tuo collega che ha fatto Sanremo è già passato di qua, per cui mi sembra di captare che c'è una metabolizzazione, no? Di quella vicenda, sì, che è molto forte di per sé. Beh, molto faticosa, però insomma non è traumatica. Cioè, una settimana ti tartassano, interviste, palco, pressioni varie, però finisce, alla fine sei un po' stanco psicologicamente. Sì, certo. Ti sei riguardato? Però, ti riguardavi sera dopo sera? Io sono uno che non si riguarda praticamente mai. Mi sono riguardato forse una sola volta la sera dell'abito rosso. Ok, e com'è andata quel momento lì? No, bene, guarda, bene. Devo dire la verità, sono molto soddisfatto delle esibizioni. Cioè, certo, lo so se sono andato bene o male quando scendono al palco in genere, quindi sono senza bisogno di riguardare, dici, sì, no? Credo, spero. Sì, sì, no, no. È stato un bel Sanremo comunque, no? No, sì, un successo. È stato un grande successo, mi sembra, non solo dal punto di vista di ascolti. In quella settimana tutti lo dicevano, però io guardavo le classifiche in questi giorni, appunto a una ventina di giorni da Sanremo. Ci sono parecchi brani usciti da Sanremo che sono molto alti in classifica, che vengono streamati, che vengono ascoltati. Quindi evidentemente è anche una kermesse che si sta riprendendo, sì, un posizionamento importante anche sulla musica poi che realmente va nelle radio. Vabbè, che viene ascoltata. È tornato al mondo Sanremo dopo, sì, che era stato un po' magari separato dalla scena musicale italiana per un po'. Vero, vero. Hai fatto un periodo di, non dico di silenzio, ma di gestazione di questo album, è no? È stato bello lungo, ma perché... Ma guarda, perché? Perché sei così tu? Sei uno che, sì, ha bisogno di tempo? Sono uno che ha bisogno di tempo e ci metto anche il fatto che, essendo uscito da un X Factor molto, molto intenso e avendo avuto un successo istantaneo, questo artisticamente mi ha un attimo messo in crisi per un po'. Cioè avevo bisogno di metabolizzare un attimo il tutto. E quindi sono stato fermo i primi 5-6 mesi dopo X Factor. Poi mi ci sono messo a lavorare a quest'album. Che è una cosa tipica però, no? Tu... Beh no, ma è ovvio, cioè, sì, sono uscito da X Factor e lì non è che c'avevo tutto questo genio perché andava metabolizzata questa roba. Poi hai un nuovo pubblico, un pubblico che poi non è neanche troppo cucito su di te perché è un pubblico televisivo. Certo. E poi c'è il tour, e dopo c'è il tour estivo, e dopo ti metti in studio, ti metti a lavorare, e là poi cura dei particolari fino all'ultimo. Sono andato lungo, ce l'ho fatta in tempo andare a Sanremo. Si vede comunque che sei un, come posso dire, un ragazzo che ha dentro molto, no? E che è anche probabilmente abituato a guardarsi dentro parecchio. Quel momento lì che ormai risale a non so quanto, ma qualche anno fa, forse. Sì, un era anno, dicembre 2018, un anno e poco più. Un anno e poco più. Oggi come te lo vivi? Cioè quel successo lì ti ha veramente messo un po' in crisi? No, non che mi abbia messo troppo in crisi, però è ovvio che quando passi da 0 a 1000 e ti trovi un pubblico nuovo di zecca che, come detto prima, è un pubblico televisivo, ti può venire in mente di adattarti a quel pubblico ed è un rischio da non correre. Soprattutto se uno ha la testa tua. Sì, no, sì, no, certo, è vero, perché certo, magari certo, dici adesso devo coltivarmelo, devo dargli da mangiare a questo pubblico e devo venirgli incontro. Sì. Non è quello che volevi fare. No, tu, infatti non l'ho fatto a costo di aspettare un anno. Lo sei capito anche dalla tua scelta sanremese.
Sì. No, dal brano che hai portato a Sanremo. Comunque, visto che è la tua prima volta, significa anche che non hai mai fatto un Me Casa Mashup. Io voglio il Mi Casa. Io lo voglio il Mi Casa Mashup di Anastasio. Come lo facciamo? La base che sentivo suonare prima è quella di Tentacion, no? Sì, XXX Tentacion, Moonlight in particolare. E tu che strofa metti sopra? Ci metto Narciso. Vai. Che è la seconda traccia del mio disco. Vai, Simo, metti la base. Direttamente da Atto Zero, il nuovo album di Anastasio. Yeah. Volevo scrivere un pezzo che mi mancano le forze e svengo, per poi guardarci con gli occhi infossati di chi condivide un segreto tremendo. E tu, donna di cocci rotti, donna di antichi tesori sepolti, che piangi catrame tutte le notti e vieni a cercarmi nei miei ricordi. Vorrei guardarti lontano negli occhi e li vorrei profondi come pozzi bui, al punto tale che ci smetto di cercare il mio riflesso dentro. Non voglio finire come Narciso, annegato nel mio riflesso, ammaliato del mio riflesso, ammalato del mio riflesso. Ma a volte, se sono felice, ehi, mi scappa lo sguardo dagli occhi e fa tutto da sé. Vola lontano, ehi, vola lontano, ah. Ti è mai caduto di stare seduto e di mettere muto nella tua mente? L'impatto di accorgerti a un tratto di stare soltanto ad un passo dal niente, di perdere i sensi e trovarne di nuovi, partire dal cielo e trovarsi a milioni di metri sott'acqua. Steso sul fondo, sento un rimbombo di suoni dovate, poi qualcuno mi tocca la spalla, mi ruba la calma, domanda che pensi. Ma che penso? Non penso, pensare da fessi, almeno prima che lo chiedessi. Pensavo al nulla e dal tutto, sapessi. Un silenzio sottile, senza alcun fine, senza interessi. Vabbè, ma è perfetta, cioè me la son proprio goduta. Tu lo sapevi già che il pezzo stava così bene sulla base di Moonlight? No, cioè, però ho sempre saputo che era un pezzo un po' alla XXX, sì. Quindi ho detto, se dobbiamo fare un mashup, andiamola a cercare lì una base. Perfetto. Al primo colpo detto lei. Ragazzi, una bomba, veramente me lo sono goduto. E fra poco lo postiamo come sempre sulla pagina Instagram di Radio 105. Mentre ti sentivo rappare, ho fatto questo pensiero. Tu hai questa capacità interpretativa nel tuo flow veramente sconvolgente, tant'è che tutte le volte che ti abbiamo visto, anche quando non ti conoscevamo, dentro il format televisivo, questa cosa è emersa subito, no? Che è un po' come dire, è un grande talento che hai. Ne eri consapevole di questo talento? Guarda, inconsciamente sapevo che c'era qualcosa in più in quello che facevo. Magari analiticamente prima non avevo capito che era proprio questa componente teatrale interpretativa. Però sì, bene o male sì, ho sempre saputo che rap è teatro. Certo. E ci sono diverse persone che fanno un po' la stessa cosa mia. Però credo che non si debba fermare questa ricerca, cioè dobbiamo portarli sempre più vicini, rap e teatro, secondo me. No, no, molto molto interessante. Invece nei tuoi ascolti, appunto, che poi mantieni e hai inserito nella casella ascolti di una vita, che cosa c'è, che ne so, da quando sei adolescente? Ce ne sono. Allora, iniziai da che ero bambino. Ti faccio una scala cronologica. Vai, vai. Tanto ormai questa domanda ce l'ho pratica. Da quando ero bambino sentivo molto De André, sentivo Mondo Marcio, sentivo Fibra, sentivo Caparezza. Poi crescendo mi spostai su un genere di rap tipo Dutch Nazari, anche Willy Peyote, Murubutu, Rancore. Questo sì, genere di rap, sì. Un attimo più colto. Sì. E poi ascolti inglesi e americani, sempre avuto Eminem, molto i Pink Floyd, e poi dopo i Gorillaz. Beh, bei progetti, mi sembra. Sì, robe progetti. Mi impressiona come Eminem sia stato negli ascolti praticamente di tutti. Sì, vabbè, no. Ma guarda, a me lui tutti. Arrivava come americano, io conoscevo Eminem. Sì, sì, incredibile, incredibile. E questo fa la grandezza poi di Eminem, no? Al di là dei dischi venduti o dei numeri impressionanti legati alla discografia di Eminem, ma proprio il fatto che tutti citino nei loro ascolti Eminem è qualcosa di sorprendente. Qual è la traccia del disco più complicata da comprendere? Guarda, secondo me è proprio Rosso di Rabbia la traccia più complicata. Non a caso il verso finale dice: se davvero hai capito cosa ti ho detto, allora hai visto un paralitico che si alza dal letto. Sì.
secondo me è quella meno diretta. Però oddio, anche quando tutto questo finirà è bella difficile. E quando ti hanno chiesto portiamo una canzone a Sanremo, sei andato subito su quella o ne avevi due o tre? C'era una rosa di pezzi papabili, io avrei portato o questo o Narciso. Ok, che Narciso abbiamo prima in qualche modo ascoltato all'interno del Mi Casa Mashup, che trovate adesso già sulla pagina Instagram di Radio 105. C'era qualcosa che ti faceva particolarmente paura, ti dava tensione, ti metteva ansia legata a Sanremo? Ma guarda, ormai io col mainstream e la visibilità non ho problemi, cioè l'ho già affrontata, quindi ho detto andrà come è già andata. Non c'era nessuna paura. E anche i minuti prima di salire sul palco eri tranquillo? Ah, beh, no, quelli chiaramente c'hai un po' di agitazione, ma nel mio caso nemmeno troppa. Dove vivi? È una cosa che so gestire. Adesso? Adesso faccio un po' la spola tra Meta, cioè in provincia di Napoli, vicino Sorrento, okay, e Milano. Più a Milano, perché le cose da fare qua, ahimè, sono molte di più. Si scrive di più qua o scrivi meglio invece a casa tua? Ti dirò, scrivo nel viaggio, io scrivo in treno. E mi sembra buono, vero, comunque. Il treno è il mio momento di scrittura. Per ottimizzare, sì, mi sembra assolutamente buono. Mi ha fatto molto piacere chiacchierare tutto con io, te. Max. Ricordiamo a tutti che Atto Zero, il disco di Anastasio, è fuori. E noi ci vediamo presto. Adesso per rimediare devi venire una volta al mese. È fatta. Mettetemi un contratto davanti. Adesso facciamo ragazzi un contrattino. Ciao Anastasio. Ciao. Ciao.